Ferragosto 2024, controlli e sanzioni dei carabinieri nelle isole del Golfo. I militari dell'arma all'opera per assicurare l'ordine pubblico in un periodo molto delicato. Ischia la denuncia, teppisti notturni sul corso. Sasa d'Arco, ogni notte pietre ed altri oggetti lanciati alle finestre, mentre un turista ci scrive per lamentarsi dell'intrattenimento musicale a volume troppo alto. Turismo, commenti positivi dai balneari per Ferragosto. Gli operatori della spiaggia di San Pietro, da noi intervistati, commentano in maniera positiva la festa del periodo più caldo dell'estate. Casa Micciola, il 21 agosto, la cerimonia a 7 anni dal terremoto. Alle 15.30 l'appuntamento in sala consiliare con il nuovo capo della protezione civile siciliano. Alle 18 la Santa Messa del Vescovo Villano. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele Ischia. Bilancio significativo quello dei carabinieri sulle isole di Ischia e Procida durante i controlli per Ferragosto. La presenza nei terminal di sbarco e imbarco dei porti turistici ha consentito di monitorare con attenzione il flusso di ingressi. Proprio all'uscita di un aliscafo proveniente da Napoli, che un 36enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Sanzionati amministrativamente anche 4 commercianti per occupazione abusiva della strada con espositori, materiale pubblicitario, tavolini e sedie. A Barano denunciato un 28enne foggiano per guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico di 1,98, ben oltre il limite di 0,5. Ispezionati 7 stabilimenti balneari dotati di servizio di ristorazione. In questi 3 sono stati rilevati, in 3 di questi sono stati rilevati alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità. Gli saranno sequestrati complessivamente 105 kg di prodotti. Per altri 4 imprenditori, sanzioni per difformità strutturali nei locali interni. A Forio i militari ischitani hanno denunciato 2 titolari e un dipendente di un bar perché sorpresi a vendere bevande alcoliche ad alcuni ragazzini minori di 15 anni. Un 50enne di Lacquameno è stato invece denunciato per incendio boschivo. Aveva acceso un piccolo fuoco per smaltire sterpaglie secche del suo terreno quando le fiamme si sono propagate senza controllo. Un ettaro di macchia è andato distrutto. Controlli anche in mare con la motovedetta della compagnia di Ischia che ha elevato 23 sanzioni a diportisti irregolari, segnalati alla prefettura anche 3 assuntori di stupefacenti. Controlli serali per la Polizia Municipale di Ischia, invece 3 pattuglie la sera del 13 agosto avevano presidiato il centro cittadino sequestrando 8 biciclette a pedalata assistita che saranno oggetto di collaudo e verifica di conformità. Un nuovo blitz ha visto i protagonisti vigili urbani nella notte tra il 14 e il 15 agosto lungo le strade della Movida ischitana sequestrando altre 5 biciclette. Durante questi controlli è scattata anche la sanzione ad un locale, al locale Riva in via Porto per inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza per gli intrattenimenti musicali. E restiamo nel comune di Ischia più che altro perché abbiamo, come dicevamo anche nei titoli, bottigliette d'acqua, pietre ed altri oggetti e lo sport praticato nottetempo nel centro di Ischia ai danni delle abitazioni di Corso Vittoria Colonna e Piazzetta San Girolamo. La denuncia lanciata così da Sasa d'Arco arriva da Facebook. Questi eventi succedono tutte le notti dalle 4 alle 7 di mattina, dove a quanto pare i nostri turisti danno sfogo alla loro fantasia. È evidente che è evidente il richiamo implicito a maggiori controlli notturni in questo periodo caldo per ridare serenità e tranquillità ad ospiti e turisti che a quell'ora preferirebbero sicuramente dormire. E a Forio è stato invece arrestato per aggressione a pubblico ufficiale il 31enne intervenuto durante il controllo di una bicicletta elettrica da parte della Polizia Municipale sul corso Umberto I. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era intervenuto reagendo in modo aggressivo mentre veniva fermato un minorenne di 13 anni che stava circolando su una bicicletta elettrica ritenuta truccata in piena zona pedonale. Quando i vigili hanno deciso di effettuare il controllo, l'uomo ha manifestato la sua insofferenza per la situazione. Ha poi preso una piega inaspettata l'evento quando l'individuo ha aggredito uno degli agenti colpendolo con un pugno. Sono intervenuti poi altri colleghi che hanno provveduto a chiedere anche il sostegno di carabinieri e polizia, prontamente giunti sul posto per arrestarlo. Attualmente si trova agli arresti domiciliari.
Immondizia e anche rifiuti pericolosi lasciati in bella mostra nel parcheggio dei Marinai d'Italia al porto di Forio. In un video il consigliere di minoranza Mimmo Loffredo mostra chiaramente anche la presenza di siringhe all'interno della rete, ma anche all'esterno lungo il muraglione sottostante la strada. Adesso veramente si è toccato il fondo, scrive Loffredo, non in colpo Stani Verde, ma tutti quei signori che criticano la precedente amministrazione. Questo è un fatto gravissimo che mette in pericolo la salute dei cittadini e dei pescatori. Invito i signori della maggioranza a bonificare subito la zona e a sorvegliare il sito e stare più vicino ai problemi dei cittadini anziché continuare a fare passerelle per autoproclamazione, scrive Loffredo, che chiude la campagna elettorale finita da un bel po'. Ed anche a Procida le spiagge sono state prese d'assalto da giovani e meno giovani che hanno lasciato più o meno dappertutto una situazione non certo incoraggiante, tanti rifiuti lasciati incustoditi dopo aver fatto festa, anche se in mattinata gli operatori della ditta incaricata dal comune hanno provveduto a rendere di nuovo le spiagge fruibili per residenti e turisti nella nostra immagine che vedete in questo momento a sinistra. La spiaggia come era apparsa nelle primissime ore del mattino e poi a destra invece la spiaggia pulita dagli operatori che vedete anche in azione nella foto stessa. E sempre a Procida è stato arrestato un 36enne per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo aveva reagito in modo inappropriato ad un controllo che riguardava l'uso della bicicletta elettrica che stava circolando in modo pericoloso per via Roma, tra l'altro una strada chiusa al traffico. Gli agenti avevano deciso di fermarlo per un controllo, l'uomo però ha reagito in maniera violenta tentando di colpire gli agenti nel corso dell'operazione. Fortunatamente l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio, il 36enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di un processo presso il Tribunale di Napoli. I cittadini e gli amministratori dell'isola di Capri non hanno gradito che il monumento naturale dei Faraglioni venisse continuamente violato da diportisti senza scrupoli e rispetto per le normative ed è stato quindi disposto dai carabinieri un servizio di presidio costante della zona dove non sono mancate le imbarcazioni che hanno continuato a sfidare la normativa per attraversare i loro archi naturali. Negli ultimi due giorni elevate decine di sanzioni da parte dei militari della compagnia di Sorrento che hanno riguardato anche altri comportamenti incoscienti in mare, specie nelle aree marine protette, tutti sanzionati. E una frana si è verificata ieri pomeriggio intorno alle 16 sull'isola di Ventotene nei giorni di maggior afflusso turistico. È crollata in mare parte della falesia costiera in località Paratella sul versante ovest dell'isola. Immediato è stato l'intervento della Capitaneria di Porto che ha allargato la zona di sicurezza già presente a mare data la conformazione della falesia stessa e dei carabinieri che hanno chiuso l'affaccio lato terra del Belvedere. Fortunatamente non si sono registrati feriti e non c'è stato nessun danno alle abitazioni nelle vicinanze. Secondo i primi accertamenti l'evento ha avuto luogo per cause naturali. È bene ricordare che già nel 2020 si era registrato un evento franoso a poca distanza, a Moggio di Terra, quando era franata in mare una parte di costa ben maggiore. Torna di moda il dibattito, come ogni estate, sulla musica all'aperto fino a tarda notte tra entusiasti e nottambuli e amanti del relax. Ci ha scritto un affezionato turista dell'isola che dopo quest'anno ha dichiarato di non voler tornare sull'isola in futuro. Vediamo. Anche in questo Ferragosto 2024 sull'isola d'Ischia si è riproposto il quesito sul fatto che sia o meno opportuno da parte delle amministrazioni comunali incoraggiare l'intrattenimento musicale fino a tarda notte. C'è chi è d'accordo ed anzi vorrebbe ancora più ampia la fascia oraria già permessa dalle varie ordinanze comunali, e ci riferiamo ai giovani e agli amanti della notte, e c'è invece chi ritiene questa fascia eccessiva perché in contrasto con una vacanza dedicata al benessere e alla qualità del soggiorno. Noi abbiamo pubblicato, per dar voce a chi spesso accetta in silenzio, una lettera inviataci da un ospite dell'Hotel Excelsior di Ischia, che recita: «Mi domando se il sindaco Ferrandino si renda conto delle conseguenze delle sue decisioni e forse sua intenzione è trasformare Ischia in una nuova Ibiza o Mykonos? Purtroppo i numeri di arrivi e presenze turistiche di qualità non sembrano supportare questa visione.
La mia famiglia, che da anni sceglieva Ischia come destinazione per le vacanze, non tornerà l'anno prossimo e come noi sono certo che tanti altri turisti preferiranno luoghi dove il turismo di qualità è ancora valorizzato e rispettato. Trovo profondamente triste, chiude, che Ischia con le sue bellezze naturali e la sua storia venga sacrificata sull'altare di un turismo di massa caotico e poco rispettoso che non ha portato e non porterà altro che degrado e, nel lungo termine, danni economici all'isola. Ovviamente a scrivere queste righe, a fare questo tipo di valutazioni, è stato un solo ospite ed è quindi piuttosto difficile riuscire effettivamente a misurare i pro e i contro di simili situazioni. Non si può però non concordare sul fatto che Ischia non sia Mykonos e che non possa intraprendere un percorso di cambiamento in quella direzione, rischiando di perdere una grossa fetta di affezionati in cerca di relax e tranquillità. E intanto è appena arrivato un filmato che riguarda una rissa avvenuta nel pomeriggio a Forio. Siamo in diretta e chiedo alla regia se è già pronto, se è già possibile vedere queste immagini. Allora vediamole insieme, riguardano un controllo che c'è stato da parte dei vigili nel pomeriggio, un controllo al quale è seguita una aggressione degli agenti di polizia. Vedo insieme a voi queste immagini per la prima volta, sono arrivate proprio in questi minuti a nostra disposizione. Siamo sul corso di Forio e dovrebbero essere, secondo quello che ci hanno raccontato, le 17 più o meno, le 5 del pomeriggio. Vedete gli animi piuttosto concitati. Poi successivamente a questo controllo c'è un alterco, la situazione in qualche modo anima ancora di più e i vigili vengono aggrediti. Vedete come sia partito il contatto fisico, che non ha risparmiato nessuno. Adesso ovviamente starà prima alle forze dell'ordine, poi eventualmente alla procura, cercare di stabilire quello che è accaduto, eventuali responsabilità e sicuramente punire i responsabili, perché non è assolutamente normale che si debba rischiare in queste situazioni l'incolumità fisica da parte dei vigili urbani, perché sono delle scene veramente terribili. Non riusciamo veramente ad immaginare come si possa giustificare un simile comportamento da parte di certa gente. Continuiamo a parlare di Ferragosto. All'indomani della serata siamo andati in spiaggia a San Pietro a sentire i commenti dei balneari questa mattina. Con loro abbiamo fatto un bilancio sul periodo di Ferragosto e anche delle condizioni delle spiagge. Sentiamo. Com'è andata questa serata del Ferragosto? Ah, dire il vero è stata una serata molto tranquilla, proprio all'insegna del divertimento, sia tra di noi ragazzi che con le persone che non conoscevamo e che abbiamo trovato sulla spiaggia, quindi è stato proprio quello che cercavamo, è stato un bel Ferragosto, ci siamo divertiti con cibo e tanto altro. Il Ferragosto è stato tranquillo, i turisti sono stati bene, si sono divertiti, nulla da segnalare di particolarmente rilevante. La serata in sé per sé è andata benissimo, siamo stati contenti, abbiamo avuto bella gente, è stata una serata molto, diciamo, la gente è stata coinvolta perché abbiamo fatto una cena, un spettacolo che a noi ci ha soddisfatto. Volendo fare un bilancio di questo Ferragosto 2024, come sta andando? Ve l'aspettavate così? O vi aspettate qualcosina in più o qualcosina in meno? Mi aspettavo qualcosina in più, però non ci lamentiamo. È stato, come ho detto prima, un bel Ferragosto, quindi mi aspettavo un pelino di qualcosina in più, però è andata bene, è stato divertente. Diciamo che l'affluenza per questi giorni è nella media statistica anche degli anni precedenti. In genere, diciamo, quest'anno secondo me è caratterizzato da un'affluenza leggermente inferiore, ma questo partendo già da maggio, non è un dato riscontrato solo ad agosto. C'è qualcosa in meno,
il che insomma caratterizzato da forse da una qualità leggermente migliore. In sé per sé è stato un agosto tranquillo, c'è bella gente, non abbiamo avuto mai problemi, in sé per sé è come tutti gli anni, quest'anno forse qualcosina in più. La Spezia di San Pietro è una delle mete più gettonate, ecco, per la serata di Ferragosto. Come avete ritrovato, ecco, la spiaggia il giorno dopo? Personalmente la nostra spiaggetta, visto che curata da noi, l'abbiamo ritrovata abbastanza in maniera, diciamo così, decente, tranquilla e molto ordinata. Anche da quello che ho potuto vedere la spiaggia libera prima di arrivare qua. I ragazzi penso che si sono comportati bene, non hanno lasciato cartacce o immondizia varia in giro, quindi mi aspettavo di peggio, onestamente. Poi c'è un servizio di guardia notturno, quindi le spiagge sono state trovate come se non fossero state toccate, almeno per quanto riguarda il nostro stabilimento. Credo che per le spiagge libere sicuramente ci sia stato un po' più di affluenza e baldoria, però stamattina non ho trovato particolari criticità. Quindi, almeno per quanto riguarda questo settore della spiaggia San Pietro, posso dire che è andato tutto tranquillo. E ci spostiamo adesso a Casamicciola, meta scelta dai turisti per il mare, le spiagge, il relax, quanto ci hanno riferito almeno i bagnanti della spiaggia di Suorangela. Sentiamoli. Lei è un turista. Sì. Da quanto tempo viene a Ischia? Sono 3 anni. Si trova bene? Cosa le piace? No, bene, benissimo. A me piace tantissimo Ischia. I posti che lei preferisce? Casamicciola. Sono persone stupende. 10 anni vengo a Isco, 10 anni. Perché sceglie quest'isola? Perché è bellissimo. Andare a mare, mi piace pescare, andare a mare è bellissimo. La sera c'è bella, diciamo, Casamicciola è bellissima e stiamo bene. Sono una 40 anni che sono a Ischia qua e mi piace tantissimo. Perché sceglie sempre quest'isola? Perché l'aria, tutto un insieme di cose. Cosa ama fare su quest'isola? Tutto, camminare è la prima cosa, jogging, camminare, lunghe passeggiate, mangiare bene, perché l'aria poi te lo permette che c'è tanta fame. Veramente camminare la sera qua giù a Casamicciola, Piazza Marini, e conoscere belle persone e stare bene, sto bene. Usufruisce delle terme? Sì, qua sto a Aurum. Oltre al mare, i locali, mare. Non lo so. E qua, vabbè, sono fisso di un bar che a me piace tantissimo, sa fare bene il caffè. Le terme ogni tanto, a me non sono amante delle terme, a me piace il mare. Il mare io sono amante, mi piace pescare, eccetera, e stiamo bene. Il mare? È bellissimo il mare. Le terme? I terme no, non mi piacciono. È perché con caldo così, scusi, i terme è impossibile fare. La vita notturna? No, sono più sedentaria, la mattina presto mi alzo, alle 5 e vado a camminare. Quanto tempo si intrattiene in genere? Io sto tutto il mese di agosto. Quindi adesso continuerà la sua vacanza? Io mi devo rilassare. Da giugno a settembre, io c'ho casa. No, diciamo metà estate qua ed inverno a Roma. Oggi è l'ultimo giorno. Questa. Quanto tempo è stata a Ischia? 15 giorni, è poco. Vorrei stare per tutta la vita. E a Forio il consigliere comunale di minoranza Vito Iacono interviene sulla proposta di delibera che riguarda la gestione diretta della mensa scolastica. La proposta è del gruppo consigliare Forio Tua, nel rispetto del proprio programma elettorale. La maggioranza votò contro quella proposta di cui all'ordine del giorno, poi si è presentata in consiglio comunale con una proposta che prevedeva di fatto la esternalizzazione, la privatizzazione onerosa del servizio senza condividere il percorso con le varie componenti in rappresentanza del mondo della scuola. Quella che dovrebbe essere un servizio per i nostri piccoli studenti diventerà come al solito un affare per qualcuno. Base dell'offerta per l'indagine di mercato, 6,70 euro più IVA per ogni singolo pasto, si salvi chi può, scrive Vito Iacono. E anche se dovessero spiegare che il Comune interviene a parziale copertura dei costi, è evidente che saranno sempre i cittadini a pagare, scrive Vito Iacono. Ed è stato convocato per lunedì prossimo 19 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Forio. All'ordine del giorno innanzitutto la surroga del consigliere dimissionario Pasquale Capuano. Al suo posto entrerà nel civico consesso l'ex vice sindaco Mario Savio. Tra gli altri punti all'ordine del giorno la nomina del membro della Commissione elettorale comunale, l'affidamento in concessione delle attività di accertamento e riscossione dei canoni per la pubblicità e per l'occupazione del suolo pubblico,
una serie di argomenti relativi alla costituzione di una commissione speciale per la redazione di un codice etico per l'affidamento di incarichi e opere pubbliche, il progetto 7 km al tramonto, la ZTL alla Chiaia, le concessioni demaniali, la gestione dei rifiuti, la costituzione di una commissione d'inchiesta sulla marina del Raggio Verde e la relazione del sindaco sul piano di interventi di salvaguardia del litorale costiero e di tempi di rimozione dei fanghi in località Casale e la relativa modalità di riuso. 7 anni dopo, Casamicciola ricorda il drammatico sisma del 2017. Mercoledì prossimo si terrà la commemorazione di quel tragico evento con una cerimonia ed una messa celebrata dal Vescovo Villano a Santa Maria Maddalena. Il 21 agosto alle 15.30 nell'aula consiliare del municipio una commemorazione civile con i sindaci, i rappresentanti delle forze dell'ordine, i comitati, le associazioni e parteciperà anche il nuovo capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, che arriverà in mattinata sull'isola ed effettuerà anche un sopralluogo dei luoghi colpiti dalle calamità naturali degli ultimi anni. Nel corso dell'incontro al comune sarà presente anche il commissario Legnini, che presenterà i dati di monitoraggio degli interventi emergenziali e di mitigazione del rischio idrogeologico. Alle 18 poi nella Basilica di Santa Maria Maddalena si terrà anche una messa solenne in ricordo delle vittime del sisma, officiata dal Vescovo di Ischia e Pozzuoli, Monsignor Carlo Villano, e dal parroco Don Gino Ballirano. Un altro passo avanti, un'altra casella viene riempita dei dirigenti scolastici degli istituti dell'isola di Ischia. Dopo il passaggio della dirigente Marilisa Mancino ad inaugurare il nuovo istituto comprensivo, nato dalla fusione del circolo Ischia 2 e la scuola media Scotti, all'istituto comprensivo Ibsen di Casamicciola arriva la nuova dirigente Giuseppina Torino. Lo ha deciso il direttore generale Ettore Acerra dell'ufficio scolastico regionale della Campania. Ed è stato pubblicato oggi il decreto di nomina del nuovo responsabile della Polizia Locale di Procida, il nuovo comandante Flavio Lucio Rossio, che è stato designato dopo essere entrato nell'organico dell'ente isolano grazie ad una procedura di mobilità dalla provincia di Bergamo. Rossio sostituisce il dottor Martino, che però continuerà a collaborare con il comune di Procida come funzionario di vigilanza. Mentre sempre a Procida sarà la dottoressa Isabella Scherillo, la direttrice dello stabilimento Gaetanina Scotto di Perrotolo di Procida. La struttura del pronto soccorso sanitario isolano è concepita come articolazione interna della direzione medica di presidio dell'ospedale di Pozzuoli. La domanda della dottoressa Scherillo è l'unica pervenuta in risposta all'avviso di selezione interna indetto dall'ASL Napoli 2 Nord. La Scherillo, dirigente medico-igienista, aveva partecipato alla selezione per la direzione sanitaria anche dell'ospedale Rizzoli di Lacquameno. È entrata in carica Procida la dottoressa Scherillo da oggi, 16 agosto, e durerà fino al 15 agosto 2029, quindi in bocca al lupo a lei e anche a Rossio, al nuovo comandante della Polizia Municipale. Continua la degenza post-operatoria presso l'ospedale di Lacquameno di Carmen Borriello, la tiktoker che dopo aver partorito girò il filmato in sala parto insieme al personale sanitario dell'ospedale Rizzoli. Tantissimi sono stati gli attestati di stima e gli auguri di pronta guarigione raccolti da Carmen Borriello, molto seguita dai suoi social. Mercoledì scorso era arrivata al pronto soccorso isolano in gravi condizioni, immediatamente i medici ne avevano disposto il ricovero e si era reso necessario anche un intervento chirurgico d'urgenza, operazione riuscita brillantemente. E nella giornata del 15 agosto, in cui la Chiesa ha celebrato l'Assunzione, l'Assunzione di Maria in cielo, il Vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, ha rivolto la sua preghiera ai bambini interessati dal crollo di Scampia. Vediamo. È davvero un momento importante in cui siamo chiamati a guardare Maria assunta in cielo. Questa donna vestita di sole che ci riporta inevitabilmente ad un impegno, che è quello di essere luminosi nella vita, che è quello di poter dare vita, che significa dare coraggio, dare speranza, che significa soprattutto lottare contro ogni logica di male e di morte. E in questo momento particolare il mio pensiero va soprattutto ai tanti bambini che stanno soffrendo. In maniera particolare faccio 3 nomi, Morena, Patrizia e Mia, ancora ricoverate dopo il crollo di Scampia.
e in particolare penso soprattutto ad Antonio, il papà di due bambine, che sta trascorrendo le sue giornate, giorno e notte, lì in ospedale, tra un reparto e l'altro, per prendersi cura delle sue bambine. Penso che questa sia l'immagine bella che in qualche modo oggi sento di consegnare a me stesso prima di tutto e a tutti. Questa capacità e quindi questa umanità che, nonostante la stanchezza, nonostante i problemi, nonostante le fatiche, non si arrende, ma continua ad andare avanti, perché la speranza è grande. Protagonista della nuova puntata di Linea di Confine, personaggi e storie, è Pasquale Monti. Con lui ci immergeremo in una tradizione secolare che ha contribuito a plasmare l'identità dell'isola d'Ischia, ovvero la lavorazione della raffia e della paglia. La trasmissione è andata in onda alle 19, intanto vediamone uno stralcio. La storia che vi racconteremo oggi è ambientata qui a Buonopane. Il nostro ospite è Pasquale Monti, erede di una lunga tradizione familiare iniziata all'Accameno oltre un secolo fa. Siamo in questo bellissimo laboratorio dove sapienti mani intrecciano la raffia. Questo mestiere nasce, diciamo, nel 1865 dalla pazienza di la mia trisaura, restituta a Patalano, e iniziano a lavorare la paglia. Partiamo dalla paglia che veniva coltivata alle pendici dell'Epomeo e che vediamo sugli scaffali, quindi sono borse intrecciate, quindi la paglia, che aveva paglia carosella, veniva lavorata, raccolta le spighe, si facevano i mazzettini, si raccoglievano i mazzettini, che sono questi, poi venivano inumiditi ed intrecciati. Lei che cosa sta realizzando? Ecco, io adesso sto realizzando la copertura del ferro, che non è altro che fare il langhe. Il langhe è un nodo, eccolo, che ci permette di, che poi questo verrà lavorato, nel senso che verrà fatto il lancio dei fili per preparare la trama da poi da lavorare. Abbiamo vari tipi di langhe, questo è un langhe a un solo giro, abbiamo anche il langhe doppio che si lavora con due fili, uno che si lavora con la mano destra. Facciamo proprio vedere un nodo da langhe, non so se si chiama nodo. Sì, nodo da langhe, ecco, si fa un'asola, poi si tira il filo e questo è il nodo del langhe. Bisogna fare tanta attenzione perché bisogna coprire bene il ferro e non farlo fuoriuscire, altrimenti non è bello vedere il ferro scoperto. Questa è una porta biancheria che poi adesso stiamo realizzando il fondo, perché altrimenti resta, diciamo, incompleta, e quindi cerchiamo di fare il meglio di quello che possiamo per rendere questo prodotto il massimo della sua, diciamo, a renderlo al massimo. Allora, il ventaglio sta procedendo bene, come potete vedere. Ogni raggio del nostro ventaglio è inquadrato in queste curvette del ventaglio. Hai cambiato anche colore? Abbiamo cambiato anche colore intanto. Si alterna sempre un colore forte e un colore naturale. Adesso sarà quasi completato. Ma questo, perché questo lo lasci? Questo perché lo lasci? Allora, in realtà questo qui è il filo che mi fa partire la lavorazione che adesso sto per terminare. Ed è in corso fino al 27 agosto presso il Centro Polifunzionale di Serrara Fontana la mostra di 26 artisti che hanno fissato su tela l'isola che non c'è. Il servizio. L'arte nell'isola che c'è. La nuova mostra collettiva curata da Ilenia Pilato, che si sta tenendo al Polifunzionale di Serrara Fontana. Quanti sono gli artisti in mostra? Siamo 26 artisti. Questa mostra è molto particolare perché è incentrata proprio sull'isola d'Ischia, concentrata sulle bellezze paesaggistiche, architettoniche, e mette proprio in scena l'anima dell'isola d'Ischia. Quindi quali sono i soggetti che vengono raffigurati maggiormente?
Il simbolo preferito rappresentato dagli artisti è stato il castello aragonese di Ischia. Non sono mancati degli scorci di tipo contadino, delle vedute aeree e anche delle tradizioni. Ad esempio abbiamo un artista che ha raffigurato l'arte canestrara. La mostra è stata poi anche organizzata da Pasquale Trani. Ecco, come l'avete realizzata? Veramente ho pensato questa mostra circa un anno fa. Giù ai Maronti ho incontrato l'attuale vice sindaco a cui avevo espresso il desiderio di fare una mostra su a San Nicola addirittura. Però mi sono reso conto che logisticamente era molto difficile raggiungere e portare il materiale, per cui abbiamo optato per il centro polifunzionale. Comunque è stata una bella, bella esperienza. È stato anche presentato un libro, ricordiamo. Sì, il libro ha trattato un argomento, possiamo dire frivolo, ma che esce al di fuori dei canoni moderni. Cioè i giovani probabilmente non conoscono le nostre tradizioni. La magia su quest'isola praticamente è sempre esistita e lo scrittore si rifà, espletando la sua trama attraverso il libro, dal Munaciello. Il Munaciello è un folletto praticamente, secondo le condizioni psicologiche dell'individuo, può essere cattivo oppure benevolo. E l'autore ci ha erudito in merito al Munaciello e ad altre possibilità di magia. Ricordiamo il nome dell'autore. Magia. E l'autore è il Salvatore di Costanzo. Ischitano. Ischitano, sì, penso proprio di Serrara Fontana. Una inaugurazione che ha visto in tanti turisti, residenti, quindi l'arte che ha rappresentato l'isola. Fino a quando i quadri e le opere saranno in mostra? Fino al 27 agosto, in giorni ed orari di apertura della biblioteca comunale, perché ricordiamo che è appunto anche la sede della biblioteca comunale, il centro attuale polifunzionale di Fontana. E adesso vediamo insieme le previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite ma con velature. In montagna, schiarite ma con velature.